grandi uomini di sport, l'ex portiere della Juventus, campione d'Europa e del mondo, Stefano Tacconi e Amedeo Goria, noto giornalista della RAI, hanno reso ancora più importante l'inaugurazione dei nuovi impianti sportivi del Garden Sporting Center di San Giovanni Rotondo, una vera e propria cittadella dello sport voluta da un gruppo di imprenditori locali con a capo Biancofiore e Granatiero, che credono fortemente nello sport per migliorare la qualità della vita. Dopo la benedizione di Fra Carlo Laborde, alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti i vertici del CONI regionale, provinciale e locale e il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti. Il Garden Sporting Center è dotato di una palestra polivalente, campo di calcio a 8 coperto e all'aperto, in erba sintetica. Gli impianti sono tutti cardioprotetti e dotati di spogliatoi, tribune e servizi igienici. Sono altresì previsti 3 campi coperti di beach tennis. Al termine della cerimonia con Stefano Tacconi abbiamo parlato di Champions League, Scudetto, Juventus e dei tanti stranieri che giocano nel campionato italiano. Barcellona, Juventus, Manchester City e forse anche il Chelsea, che non è male. Qua quest'anno è un po' più dura perché si sono rinforzate un po' tutte: Napoli, Lazio, Roma, Inter. C'è da lottare di più, però insomma, vista la prima giornata con la panchina della Juventus, non c'è da preoccuparsi mica tanto. Bene, adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come si inseriscono. Adesso non l'abbiamo ancora visti, però vediamo.